ringraziamento speciale va agli abbonati di questo mese. A special thanks go to the membership of this month. E sono, they are, Fraffo, Lady Trilli, Alexandro, Mara, grazie mille per il vostro supporto. Thank you a lot for your support. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale Gianarda SMR. Hi everybody, welcome or welcome back to Gianard ASMR channel. Allora, tadan! Oggi per festeggiare i miei 5.000 iscritti, e ringrazio tutti per il vostro supporto, tutti i miei iscritti, grazie di cuore, voglio festeggiarlo in questo modo, ossia rispondo alle vostre domande che vi ho fatto, vi ho assegnato, insomma, vi ho fatto i vari post dove rispondevate, e risponderò prima tutte in italiano e poi tutte in inglese. Very well, today to celebrate my 5000 subscribers, I will answer to all your questions in Italian at first and then in English. E inoltre lo farò in questo modo un po' più raro che faccio, ossia a petto nudo. Così sarà un po' diverso, anche perché poi siamo praticamente, come temperatura è estremamente estiva, fa caldissimo, soprattutto qua in Italia almeno, e quindi così sarà anche più fresco. E poi, come vedete, ho messo anche le luci. Spero vi piacciono, che siano di vostro gradimento. And as you can see, I will do this video shirtless in a very rare way. And as you can see, I added lights, Christmas lights, so it would be, I hope you will like it. So, good watching and good listening. Buon ascolto e buona visione. Allora, iniziamo con le domande e le risposte in italiano. Dirò il nome di chi mi ha fatto la domanda e poi risponderò. Ho anche più domande. Ross Cordons. Ciao Gian, ti volevo chiedere, non credi che sarebbe meglio fare video solo in italiano? Perché soprattutto per i roleplay cambiare sempre lingua rovina un po', secondo me al massimo avrebbe senso fare due video uguali con lingue diverse. Tu che ne pensi? Allora, io già ti avevo risposto, dato un anticipo, perché questa è una tematica abbastanza particolare, e ti rispondo così, cercherò di essere sintetico però anche abbastanza diretto. Allora, innanzitutto devi sapere, come già ho detto, così vale anche per tutti, che io ai primi miei video, quindi il primo anno e mezzo, ho fatto sempre video solo in roleplay, un roleplay solo in italiano o solo in inglese. Però poi iniziavo a vedere che la gente sotto, perché io praticamente pubblico sia completamente sia a metà inglese sia a metà italiano, mi dicevano, quando facevo video solo in italiano, dicevano gli inglesi, why you don't do it in English too? Chiedevano, insomma, se lo facessi anche in inglese. Quando invece lo facevo solo in inglese, il mio pubblico italiano chiedeva se lo facevo anche in italiano. E allora, per evitare tutto questo casino, ho avuto quest'idea a partire dal più o meno, mi pare, maggio 2020, sì, quindi sono due anni, di fare roleplay sia in italiano che in inglese, quindi in doppia lingua allo stesso tempo. E ragazzi, credetemi, non è facile, però ci sta sotto tanto impegno, perché ho deciso di fare così, anche se qualcuno ogni tanto mi commenta dicendo che stona il fatto che io cambia lingua mentre, e lo so, mi dispiace, però alcuni invece apprezzano questo, e lo faccio anche per una questione di tempo, perché se facessi tutto lo stesso video prima in italiano e poi in inglese, guardate, io già per far, quando lo faccio sia in italiano che in inglese ci metto un sacco di tempo col montaggio, richiede un grande lavoro, immaginate a fare il doppio del lavoro
stesso video due volte e mi penalizzerebbe anche il canale questo, perché comunque sia visual, commenti, like sarebbero troppo dispersivi, quindi assolutamente non mi conviene proprio. Un'altra soluzione che avevo pensato e anche mi hanno suggerito è di fare il video solo in una lingua con poi i sottotitoli, tipo per esempio solo in italiano e sottotitoli in inglese. Ragazzi, già l'ho fatto con qualche video tra i miei primi ed è veramente un casino fare i sottotitoli in inglese o in italiano che sia, perché ci impiego tanto tempo e quindi anche quello diventerebbe stressante. Quindi ragazzi, mi dispiace, chi riesce a apprezzare sono contento di questo fatto, chi no mi dispiace, spero che però riesca ad apprezzare lo stesso. E da come ha scritto Ross Cordos pare che comunque apprezza lo stesso i miei video anche se cambio lingua simultaneamente, diciamo così, e quindi ti ringrazio lo stesso. E allora andiamo avanti con la domanda. Queste sono le domande di Io Sebastian, sarebbe: cosa ti piace fare nel tuo tempo libero? Solitamente appunto mi piace fare prima di tutto i ASMR questi, però mi piace anche molto disegnare, ascoltare la musica, chattare, fare le passeggiate, uscire con gli amici, creare anche oggetti, appunto costumi, queste cose insomma molto creative, oppure anche con programmi, creare loghi, copertine, tutto ciò che riguarda l'arte. Poi, seconda domanda di Sebastian: il sogno che avevi da bambino? Oddio, qua ci devo riflettere perché forse da bambino non mi ricordo, forse essere famoso, forse se proprio devo dire un sogno. Poi altra domanda sempre di Sebastian: ti è mai capitato di aver sbagliato una parte di inglese o in italiano in un roleplay che hai dovuto rifare? Assolutamente sì, perché come ho già anticipato prima, a volte è un po' complicato riuscire a tradurre subito in lingua inglese quello che dico in italiano. E sì, allora alcune volte nonostante sbaglio, io poi da parte registro, tipo se è una parola che è facile da rifare, io registro la parola a parte e poi ce l'attacco sopra, sotto come audio, insomma, lo sovrappongo e così la dico correttamente, oppure a volte rifaccio tutto da capo, ma non tutto il video, solo quella parte ovviamente, ci mancherebbe. PS, sto guardando un tuo video in questo momento. Ah, grazie, mi fa piacere, grande. E quindi queste sono le domande di Io Sebastian. Poi mi pare che ne ha fatte altre però su Instagram, che penso che sia lo stesso, sono Sebastian Instagram. Ossia: ti piace l'impegno che metti sotto i tuoi video? Assolutamente sì, sono veramente molto soddisfatto anche di determinati video che ho fatto, molto impegnativi, soprattutto quelli cinematografici, come ad esempio quello lì di che ho fatto ultimamente, Stranger Things, Steve Harrington. Poi sempre Sebastian: vorresti guadagnare con YouTube o già guadagni? Già guadagno, fortunatamente. E quindi queste sono le sue domande. Poi andiamo avanti. Yui, domande di Yui: conosci MF Doom? No, però ho visto qualcosa, però non mi pare che non lo conoscevo proprio. Poi sempre Yui: film Marvel preferito? Allora io direi che assolutamente Spider-Man 1, 2 e 3, e anche The Amazing Spider-Man 1, però solo il primo, quello con Lizard, però in assoluto quello con Tobey Maguire, la serie di Sam Raimi è la migliore per me, è il mio preferito, assolutamente sì. Poi conosci Keanu Reeves? E chi è che non lo conosce, cioè è così famoso? Assolutamente sì, il famosissimo, celebre protagonista di Matrix, attore di Matrix. E infatti poi chiede Yui: personaggio preferito di Matrix? Neo, ossia Keanu Reeves, ma anche Morpheus mi piace molto, tutti e due loro. E poi chiede anche: Spider-Man preferito? Come ho già anticipato, è quello Spider-Man 1, 2 e 3 insieme, tutti e tre insieme, di quelli di Sam Raimi del 2002, 2004 e 2007. Allora, perdonami Giuseppe, ma tra tanti nomi questo tuo mi è sfuggito, tra tutte le domande, insomma, le persone, perché le avevo scritti tutti azzeccati.
invece il viaggio più bello mai fatto. Allora, il lavoro dei miei sogni è proprio esattamente lo YouTuber, ma a un livello molto 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 più alto, molto molto famoso, tanto da guadagnare per poter campare da solo autonomamente, cosa che al momento è impossibile, nel senso che al momento sto guadagnando molto molto poco, quindi mi è impossibile essere autonomo economicamente. Perciò se diventassi veramente famoso a livello di Chiara ASMR, allora sì, questo sarebbe il mio lavoro dei sogni, perché unisce l'utilità anche a ciò che amo fare, quindi questo sarebbe proprio lo YouTuber ASMR artist. E invece il viaggio più bello mai fatto, quello che più bello che ho fatto, è stato proprio a Londra, quando sono andato a Londra nel 2009 con la famiglia. Stupendo, esperienza pazzesca, meravigliosa e indimenticabile. Poi andiamo avanti con le domande. It's the Wolf. Allora, a quanti iscritti punti sei soddisfatto di quello che hai ora, o punti più in alto? Allora, ovviamente punto più in alto, come iscritti, diciamo che non sono né soddisfatto né insoddisfatto, insomma una via di mezzo, dai, potrebbe essere anche meglio, però potrebbe andare anche peggio, quindi comunque cresco molto lentamente, però dai, non è male, si punta sempre al meglio, ecco. Poi, altra domanda di It's the Wolf: qual è il tuo vero nome? Gianni, infatti il mio nome è Gian Art, che sarebbe il diminutivo di Gianni. Gianni più arte sarebbe, insomma, ecco perciò. Poi, hai mai pensato di aprire un canale completamente diverso come contenuti? L'ho pensato e l'ho anche fatto, in realtà non so se te ne eri mai accorto, ma 2 anni fa ho aperto il canale di Piccoli Gian Art, un canale che riguarda contenuti per bambini con il piccolo Gian Puppet, il protagonista. Poi, se vuoi, puoi andarlo a vedere, basta che scrivi Piccoli Gian Art e lo troverai. Però purtroppo non ho avuto per niente alcun successo, solo all'inizio poco, però poi mi sono fermato, si è fermato tutto, e allora ho smesso pure di creare contenuti perché aveva risultati in fatto di metriche pessimi, scarsissimi, penosi, e allora poi non ho fatto più niente. Però il canale comunque è rimasto, perché comunque può essere utile per le famiglie, per i bambini, insomma. Poi, altra domanda, sempre di It's the Wolf. Quante domande? Hai mai pensato di chiudere il canale? Questo assolutamente no. Forse l'unico modo in cui l'ho pensato è con la mia morte, facendo corna. Là per forza poi non potrò fare più niente. Se avessi soldi infiniti, cosa faresti? Farei tantissime cose, aprirei anche delle società che poi possano pure aiutare chi, per esempio, non riesce a trovare lavoro, anche questo, quindi. E poi aiuterei tutta la mia famiglia, amici, eccetera, eccetera. Lavoro dei tuoi sogni, oltre a migliorare anche il canale. Lavoro dei tuoi sogni sarebbe proprio YouTuber. Ma non quello che faccio io adesso, ma a livello tipo di Chiara ASMR, quindi che io ho un pubblico vastissimo, visualizzazioni immense, iscritti enormi, guadagni pure enormi. Ecco, questo sì, sarebbe bello per me, sarebbe proprio il lavoro dei miei sogni, dato che io amo già tantissimo quello che sto facendo adesso come ASMR artist, appunto. Ok, allora andiamo avanti. Silvia Ricci, come stai, tesoro? Bene, tutto bene, per fortuna. A parte un po' il caldo, però io lo sopporto. Sempre gentilissima. E poi altra domanda di Silvia: raccontaci un sogno strano che hai fatto. In realtà ne ho fatti tantissimi di sogni strani. Però vediamo un po' se altrimenti non mi viene in mente nulla. Però forse potrei dire che una volta ho sognato uno dei miei iscritti che andava a casa sua, e quello è stato piuttosto strano. Poi l'ho pure raccontato, e sa a chi mi riferisco. E semplicemente andavo a casa sua, conoscevo sua madre, parlavamo, si usciva, tutto qui. Però veramente è stato strano, perché non avevo mai fatto un sogno, perché ovviamente io
questo che ho sognato, e quindi questo potrebbe essere un sogno strano. Allora andiamo avanti. Iacofiligiare, così mi pare che si legge, non so, mi chiede: Gian, gli eating sounds ti piacciono o ti danno fastidio? No, mi piacciono in genere, a meno che non siano troppo rumorosi, troppo a bocca aperta. Però se masticati a bocca chiusa, sì, mi possono anche rilassare. Non ci vado pazzo, però comunque non dispiacciono, soprattutto se sono crunchy sounds, quei suoni croccanti, di cose croccanti. Gian, ma quando fai i roleplay improvvisi sempre o hai sempre un copione davanti? Allora, generalmente improvviso, però anche un copione. Che poi in realtà a volte questo copione è molto vago, cioè tipo dico in questa scena devi fare questo senza specificare cosa nei minimi dettagli ed esattamente le parole. Altre volte invece io specifico proprio le parole esatte che devo dire, anche se è molto più difficile in quel caso, quindi generalmente tendo una via di mezzo di improvvisare o no. Altra domanda, sempre di Iaco Filigiare. Gian, ma quando fai roleplay questa già l'ho risposta. Poi sei anche un cuoco, Gian? Ti piace cucinare? Assolutamente sì. Non mi definisco un cuoco, ovviamente non lo sono, però ho imparato a cucinare i pasti che fanno i miei, soprattutto i primi mi piace fare, e sono anche apprezzati da chi l'ha provato, a parte la mia famiglia, anche mia cognata e insomma tutti gli amici, le persone che conosco che hanno provato, è piaciuto. A che ora registri video? Quello varia moltissimo, per esempio adesso lo sto facendo all'ora di pranzo, che sono quasi le 12, 11:54 per la precisione, però a volte anche di notte o nel pomeriggio. E generalmente lo faccio quando non c'è ovviamente casino fuori, solitamente ci sono i cani che rompono di più in assoluto, o i vicini, ma generalmente i cani sempre, puntualmente, che abbaiano all'infinito e sono veramente odiosi, con tutto il fatto che io comunque amo gli animali, ma quando abbaiano sti cani sono una cosa assurda, allucinante, snervante al massimo. Che pazienza ragazzi, mamma mia. E quindi registro sia, può essere che pomeriggio, oppure soprattutto quando non ci sono i miei in casa, quindi sto da solo e sto più in pace e ne approfitto e registro. Quindi varia tantissimo l'orario. Poi, Gian, i costumi che non fai, te li noleggi o li acquisti definitivamente? Li acquisto definitivamente, anche se la maggior parte li creo io, quindi non ho bisogno né di acquistarli né di noleggiarli. Hai mai pensato di fare uno speciale con un membro della famiglia? Sì, l'ho pensato, anche se nessuno vuole farlo. L'avevo già proposto, ma non ci sta. Però magari in futuro potrebbe esserci, qualcuno si convincerà. È interessante anche questa domanda. L'ASMR in casa piace solo a te? Diciamo no, non proprio. Cioè, ai miei genitori non piace proprio. Snerva, dà fastidio, a qualche mio cugino pure piace, quindi diciamo non tutti, e anche amici ovviamente, quelli stretti che considero anche famiglia, diciamo così. Poi altre domande di Andy ASMR 1. Studi o lavori? Purtroppo nessuno dei due e sto in cerca di lavoro. Poi quante ore dedichi nel creare i tuoi personaggi? Molto bravo nel realizzarli comunque, grazie mille. Allora, quante ore? Dipende, a volte veramente ci metto ore, perché soprattutto quando devo creare prima la maschera oppure fare il trucco forse un po' di meno, però forse un'oretta, dipende anche dal trucco, è molto soggettivo tutto. Quindi, però ci sono anche dei personaggi che ci metto veramente pochissimi minuti, o al massimo una quindicina, una decina, insomma, e faccio subito. Però altri veramente sono proprio impegnativi, perché ci sta tutto un lavoro prima di preparazione di oggetti, gadget, maschere, costumi, vestiti, una ricerca che vado a fare o a creare da zero, o combinare anche oggetti che ho in casa, e questa cosa mi piace tantissimo farla. Però direi più che creare il tempo per creare i personaggi
situazioni. Ok, poi, Enrico Campoli, hai un sogno nel cassetto? Sì, sarebbe ovviamente quello di diventare un youtuber abbastanza famoso, anche perché quello che faccio dicono che comunque è raro, non è come fanno tutti i soliti ASMR artist, e quindi mi piacerebbe molto arrivare a livello di ASMR, anche se è molto molto difficile, però ci spero e farò in modo di arrivare a livello di Chiara ASMR. Poi Mike Vince Chiariello, ciao, saluto, chiede: come ti sei appassionato alla ASMR? Ti saluto. Allora, mi sono appassionato perché me lo fece conoscere un mio ex amico questa cosa, e subito mi piacque. All'inizio mi faceva strano, però poi dissi: perché non provo a iniziare a fare io qualcosa? Inizialmente ve li facevo in inglese, infatti il mio primo video è proprio in inglese, se andate a vedere. E poi decisi: no, facciamolo anche in italiano, che è più bello. E così infatti il mio canale, come vedete, è sia in italiano che in inglese. Poi chiede: come hai scoperto l'ASMR e cosa provi quando lo fai? Appunto, come dicevo prima, l'ho scoperto tramite un mio ex amico, e quando lo faccio ormai mi sono assuefatto, quindi non provo quasi nulla, anche se ci sono dei piccoli suoni che, tipo, se li faccio più lenti o magari con oggetti, comunque mi rilassano. Però in genere mi rilasso di più ascoltando quelli degli altri o a volte anche i miei, però non tanto mentre li faccio, ecco. Poi andiamo avanti. Silvia Grace Floyd chiede: tre film preferiti e tre album preferiti. Allora, tre film preferiti, direi Mrs. Doubtfire, Avatar. Io sono leggenda, mi hanno emozionato tantissimo, stupendi, però non sono solo tre, in realtà sono molti di più, tipo anche Jumanji, oppure quale altro? Cioè, sono veramente tanti che non mi vengono in mente. Allora, poi tre album preferiti, album musicali, quindi guarda, uno è dei Tokyo Hotel, famosissimo album, Scream con il singolo Monsoon, bellissimo. Poi mi piace anche molto Jonas Brothers, Lying, Vines and Trying Times del 2009, e qualcuno più recente che ho ascoltato e scaricato, vediamo un po' se mi viene in mente. Ovviamente non mi viene in mente quando mi chiedono queste cose mai nulla. Oddio, potrei dare un'occhiata. Ah, forse sì, Mahmood. Sì, quello di Mahmood del 2019, come si chiama? Aspettate. Vabbè, comunque avete capito, quello del singolo Soldi. Ecco, quello lì. Che non mi viene il nome in mente preciso dell'album, però quello. Poi, altra domanda di Low. Ciao Lo, carissimo. Sei fidanzato? Se sì, da quanto? Se no, come hai vissuto le vecchie relazioni che hai avuto? Sì, lo sono, è da circa quasi 3 anni. Poi Bruno Legli mi chiede: cosa fai di bello nella vita? Oltre agli ASMR, si intende. Guarda Bruno, più o meno ho già risposto, nel senso che mi piace molto ascoltare la musica, uscire con gli amici, fare le passeggiate, passeggio tanto. Infatti, come vedete, chi mi segue su Instagram, ogni tanto metto le storie che passeggio, che mi faccio vedere con foto, video, piccoli video, questo. Mi piace anche molto parlare, conversare, confrontarmi con le persone a me più care. Poi Kevin Lovato mi chiede: quali sono i tuoi più grandi hobby oltre a YouTube? Oddio, più o meno sono quelli che pure ho detto, però mi piace molto creare, mi piace anche il modellismo, mi piacciono moltissimo i modellini. Quando ero più piccolo e anche più da adulto, diciamo una decina d'anni fa, creavo anche dei piccoli oggetti tipo arredamento, oppure grattacieli, mi piaceva creare dei grattacieli in cartone, fatto tutto in cartone, mi piace tantissimo. Potrei ritornare a fare, magari fare anche un video, però. Grazie per l'idea che mi hai inconsciamente stimolato. Poi PLG mi ha fatto tante domande, ma tutte molto interessanti, che rispondo con immenso piacere. Allora, con cosa fai colazione abitualmente?
abitualmente? Allora, abitualmente faccio colazione con yogurt, fette biscottate, biscotti, mandorle e nocciole. E mi trovo benissimo. E a volte invece dello yogurt mi mangio plum cake, quello comprato, o a volte anche fatto in casa, però è raro che lo faccio. Faccio prima a prendere quello comprato e quindi quello. Quindi alterno o yogurt con tutte quelle altre cose che ho detto, oppure plum cake con tutte le altre cose ti sei mai sottoposto al test delle 16 personalità? È disponibile sul sito 16personalities.com. Se sì, quali codici di personalità hai? Sì, in realtà l'ho fatto, però non mi ricordo, però comunque sicuramente qualcosa di particolare e artistico, molto socievole, perché io sono di natura molto socievole, appunto. Poi magari un giorno potrei pure parlarne. Altra domanda, sempre di PLG. Se avessi un'ingente somma di denaro a disposizione e ipotizzando di poterla investire solo per creare contenuti su YouTube, come la utilizzeresti? Che modifiche e aggiunte apporteresti? Allora, la utilizzerei principalmente, ovviamente prima per la mia famiglia, amici, per me stesso, le cose più importanti, però poi anche per il mio canale, assolutamente sì, tipo comprerei un 3D. Il microfono, quello professionale con le orecchie ai lati. Creerei una camera insonorizzata appositamente per fare ASMR e quindi automaticamente anche migliorare la qualità proprio del mio canale. E quindi anche molto farei per questo canale, molto di più. Bello queste domande, veramente interessanti. E poi altra domanda sempre di PLG. Nomineresti 3 posti del mondo, paesi, città, luoghi, eccetera, che vorresti visitare almeno una volta nella vita? Assolutamente sì, 3, ossia Spagna, Germania, Grecia, quindi europei principalmente, sì. Però ci sarebbero anche tanti altri, tipo Stati Uniti, o che ne so, Portogallo, Giappone. Poi, infine, sempre PLG, l'ultima. Se ce n'è uno, citeresti il titolo del film che ti ha più commosso e di quello che ti ha regalato le più grasse risate? Allora, sì, ci sono. Forse il film che più mi ha commosso è proprio Mrs. Doubtfire, la scena finale quando parla la Mrs. Doubtfire, fa il suo discorso molto bello, commovente. Non è che io piango, però mi escono le lacrime, quello sì, sempre, automaticamente, ragazzi, incredibile come quel film e quella scena mi fa sempre commuovere, mi fa lacrimare, mi emoziona tantissimo, tanto che ho fatto il video appositamente di Mrs. Doubtfire, che poi PLG prima o poi andrà a vedere e mi commenterà. Sono curioso. E ho cercato di riprodurre quella scena e vi giuro, ragazzi, sarà un po' la musica, sarà un po' la scena, quelle cose che dice. Anche il video che ho fatto mi emoziona e mi cade una lacrima, cioè proprio veramente, perché è in assoluto quello, forse è quello che più mi commuove. E invece quello che mi ha fatto più ridere è Scary Movie 2. Quello è troppo divertente, bellissimo. Ah, oppure anche un altro che ho visto di recente, che però non mi ricordo il titolo, tipo L'uomo che non dice mai bugie, non mi ricordo bene, una cosa del genere. Quello pure mi ha fatto crepare dalle risate, che ho visto di recente, però se non devo dire uno è Scary Movie 2. Però anche il 3 è il primo, però insomma il 2. Anche il 3 effettivamente, insieme dai. Allora poi, Angelicus, altre domande. Viaggio che hai sempre voluto fare? Beh, quello in Inghilterra, a Londra, e l'ho fatto, ci sono riuscito tanti anni fa. Stupendo. Poi, anime e film preferito? Beh, di film, in realtà già l'ho citato prima, però se ne posso dire un altro, Jumanji. Anche se adesso ne ho visti più recenti e
direi che invece adesso sono Death Note e JoJo Bizarre Adventure, che sto facendo anche tanti roleplay nel corso degli ultimi anni. Poi, anno preferito di Sanremo. In realtà ce ne sono più di uno. Però se ne devo dire uno, 2005, Sanremo 2005, con la canzone di Francesco Renga, Angelo, Povia, quando i bambini fanno bellissimo, un periodo bellissimo della mia vita. Quindi forse quello. Poi, scusami per le domande molto sconnesse, un saluto. Ma che scusa, anzi, io ho apprezzato tantissimo proprio perché sono domande diverse e sono state interessanti. Grande. E abbiamo finito le domande in italiano, adesso andiamo con quelle in inglese. So, now let's start with English questions. So, the first one is Delphu44. Do you have a favorite video game that you enjoyed? Oh yes, absolutely. It was The Sims 2 and all its expansion packs. Greeting from Argentina. Hello, hi. Favorite ice cream flavor? Maybe is cream, yes. Or vanilla, vanilla, yes. And then another question. That one nerdy wolf asked me, have you ever tried to learn any languages beside English and Italian? Oh yes, absolutely. It was German or Portuguese. Doug Briggs asked me, have you ever filmed an ASMR video totally nude, but we only saw from Stormage and Higer? Yes, but very rarely, actually. Nexus, who, what inspired you to do ASMR? Chiara S ASMR, ASMR, or GP ASMR, Dennis ASMR, ASMR artists. How did the same always Nexus asked me, how did you come up with the name John Art ASMR? Actually, John Art ASMR is a mix of my first name, Gianni, abbreviation John, plus art, because I love art. That's why John Art ASMR. Then 2005 asked me, I was wondering, do you still play some video games? Not yet, not anymore. Mult ASMR basically asked me, fondest holiday destination? Maybe Spain. Favorite dessert? A song that relaxes you. I don't know, but there are a lot of songs that relax me, and it's chill out music generally, or lounge music. So, Dwight Lemons asked me, your tight pull and beer skinny jeans are my favorite. Where did you find them? In a shop. I don't remember it. Maybe a bull and beer shop. Yes. What is your favorite food? I always Slamon, twice Slamon asked me, what is your favorite food? Maybe it's pasta. Pasta in general. And what is the best thing about doing ASMR? Maybe it's whispering, but very slow whispering. Then Kanan Manguya asked me, what inspired you to start ASMR? ASMR artists. What is your favorite series? Series? It's Stranger Things. Well, Toontown21 asked me, where is your favorite vacation location? Maybe Italy.
get ideas for the next videos. Always by myself. And different characters, because I have a list of a lot of characters, more than 5,000, more than 500, sorry. Silver Dagger asked me, is John a shorter version of your name? In the USA, for some reason, we call them nicknames, such as calling someone named William Will. If you so, what is the name John is short for? Oh yes, John is a nickname of Johnny, John, but written with letter G. So yes, it's a mix of my name and art, John Art. So, Gabe B asked me why you started ASMR channel. Because I always loved relaxing sounds. And what's your favorite anime manga? It's JoJo Bizarre Adventures. In the future, do you think about creating a vlog channel? No, I don't think. I never liked it. But I don't know, maybe. But I don't think so. Then Jack D asked me, you speak very good English, thank you. Have you ever been to America? Not, but I always studied English, and I've been to London a lot of years ago. And then Enrico Campoli, do you have a dream? Oh yes, become a very famous YouTuber. Drawn by Javier. Hi Javier, Javier, te saluto. How did you get into ASMR? An old friend of mine talked to me about ASMR, and I discovered them thanks to him. What's your favorite trigger to perform and to listen to yourself? Maybe it's whispering or tapping. Yes, I love it. And this is it. Ebbene, abbiamo finito. Spero che sia stato di vostro gradimento questo video. Ho cercato di essere più breve possibile. E lasciate il vostro commento, le vostre sensazioni, quello che pensate. E grazie a tutti, grazie ancora. I hope you enjoyed this video. Leave me your comment below this video. And expression all your sensation. I hope you enjoyed it. E grazie ancora. Thank you a lot. Ciao. Ciao.